È una macchina ancora in fase di rodaggio, la Fidelis Andria vista all'opera nello spicchio iniziale della stagione. Un rodaggio più lungo del previsto, malgrado gli sforzi compiuti da Nicola Ragno per portare il motore a pieni giri in tempi brevi. I 7 punti raccolti dal tecnico molfettese nelle sue prime 3 gare di campionato, grazie anche alla scarsa consistenza delle due squadre sconfitte, hanno mascherato solo in parte i limiti di una manovra che stenta a decollare. Limiti emersi prepotentemente, invece, nel confronto infrasettimanale di Coppa Italia col Vieste, che ha segnato la a uno degli obiettivi stagionali. E meno male che il calendario sembra di nuovo correre in soccorso dei biancazzurri, proponendo loro la sfida casalinga con l'Ascoli Satriano, altro avversario di seconda fascia sulla strada della definitiva rinascita. Pronostico scontato? Beh, andiamoci piano. La formazione ospite, allenata dallo squalificato Pietro Maiellaro, non intende recitare il ruolo della vittima sacrificale e scende in campo senza alcun timore reverenziale. La Fidelis fatica a trovare spazi e quando Moscelli, servito da Colucci, trova il varco giusto per la battuta a rete, ci pensa il centrale lanciano a metterci una pezza. Al 24esimo ci prova Rana con il sinistro dalla distanza, ma la sua conclusione fa solo il solletico all'estremo Moschetto. Ben più insidioso il tentativo su palla inattiva da posizione defilata di Zotti al 26esimo, al quale manca però un pizzico di precisione. Non altrettanto convincente la punizione con cui lo stesso Zotti prova a beffare Moschetto sul palo di competenza al 29esimo, il portiere capisce tutto e blocca la sfera. Non accade altro nella frazione inaugurale, che si chiude sullo 0-0 per il malcontento dei tifosi locali. La ripresa si trasforma ben presto in un assalto all'arma bianca dei padroni di casa, che al 21esimo vanno vicini al gol con Cannone, il cui colpo di testa in tuffo, deviato da Quaresimale, finisce sul palo. Poco dopo tocca a Colucci tirare quasi a colpo sicuro, salvo vedersi ribattere la sventola dall'onnipresente Bruno. Poi è Rana a provarci due volte da due passi. Il primo tentativo è respinto da un difensore, il secondo finisce incredibilmente tra le braccia di Moschetto. Sempre Rana sfiora la marcatura al 31esimo sugli sviluppi di una pregevole combinazione avviata da Serri e proseguita da Moscelli. Moschetto ci mette ancora una pezza con la collaborazione di Bruno. Non sbaglia tuttavia il numero 9 biancazzurro al 37esimo, gran botta dalla distanza che sorprende Moschetto fuori dai pali e vale il tanto sospirato vantaggio. A questo punto basterebbe un po' di attenzione per condurre in porto la vittoria, attenzione che invece viene meno a 3 minuti dal 90esimo. La difesa sonnecchia sul traversone da fermo di Quaresimale, lancia Ciano ringrazia e ammutolisce così il degli Ulivi, gettando nello sconforto un'Andria che tanto aveva faticato per sbloccare il punteggio. Una distrazione che costa cara e consente all'Ascoli Satriano di portare a casa un punto grazie all'unico tiro in porta di tutto l'incontro. Parlare di enorme occasione buttata al vento non è certo fuori luogo. Vatti a fidare dei pronostici scontati.